Nello scorso episodio vi avevo promesso un video per quanto riguarda queste fantastiche punte di quarzo, le quali le abbiamo trovate all'interno di un deposito in montagna proprio nella provincia di Cuneo. Buongiorno a tutti, io sono Matteo Berto e la mia passione è quella di cercare minerali preziosi o comunque semipreziosi all'interno del suolo italiano. Opero principalmente lungo i fiumi, ma anche in montagna. Nello scorso episodio, come vi ho detto, io e mio compare Matteo abbiamo cercato in questa discarica mineraria delle fantastiche punte di quarzo, il quale è un minerale alquanto comune lungo la crosta terrestre, ma dovete sapere infatti che è abbastanza raro trovarlo completamente trasparente in questo contesto incolora. Di conseguenza prende effettivamente un valore aggiunto, soprattutto nel momento in cui andaste anche voi a utilizzare attrezzatura simile, cioè sostanzialmente la sfaccettatrice, per sfaccettarlo in fantastiche gemme. In questo contesto non si parla di minerali preziosi in senso stretto, si parla invece di minerali semipreziosi, in quanto dovete immaginare che il quarzo è un minerale, come vi ho detto, abbastanza comune. Con queste caratteristiche prende effettivamente anche un valore. Andiamo quindi a parlare di queste qualità che lo rendono un minerale appetibile nell'ottica in cui andaste a lavorarlo, come faccio io nei vari episodi distribuiti lungo questo canale a cui vi rimando. Si parla infatti di un minerale con durezza circa 7. Ricordate, quando si parla di durezza non si parla nient'altro che la scala di Mohs, in sostanza una scala di misura che varia da 1 a 10, il 10 è il termine sostanzialmente più duro, mentre quello 1 è quello più tenero. L'1 è il talco, il 10 è il diamante, il quarzo è circa a 7. Inoltre ricordatevi che non è una scala lineare, cioè non varia man mano che saliamo secondo una retta, bensì esponenziale. Quindi il quarzo è molto molto più duro del talco, non solo 7 volte circa, bensì molte volte di più. Perché vi parlo di durezza? In quanto dovete immaginare che queste gemme che andiamo a sfaccettare è importante abbiano effettivamente una loro durezza, perché nel momento in cui volessimo indossarlo, per esempio come ciondolo, piuttosto che magari piccolino come un orecchino, o magari metterlo su un anello, ecco che la durezza è fondamentale per far sì che la gemma non si usuri in poco tempo. In questo contesto abbiamo a che fare con un materiale trasparente. È fondamentale, infatti, nel momento in cui cercaste dei materiali di valore, che questo sia il più trasparente possibile, in maniera tale che le faccette che andate successivamente a fare all'interno di questo contesto di sfaccettatura vi riescono a rifrangere la luce che entra all'interno quasi completamente, o comunque il più possibile, in maniera tale da rendere la pietra il più brillante che potete. Le bolle, le fratture, che si chiamano in generale inclusioni in questo contesto, invece provocano un disagio alla fine effettivamente del processo, facendo sì che parte della luce che entra all'interno venga sostanzialmente assorbita e quindi non vada sulla faccetta del padiglione, rifranga e sostanzialmente vedete brillare il cristallo finito. Abbiamo parlato quindi di trasparenza, abbiamo parlato di durezza, due caratteristiche che in questo contesto abbiamo completamente. Parliamo invece adesso di colore. Si tratta in questo contesto di un quarzo trasparente. Siamo molto vicini al cosiddetto cristallo di rocca. Di conseguenza è fondamentale nell'arco del taglio cercare un design quanto più possibile che riesca a rifrangere la luce all'interno. Sostanzialmente cercheremo di fare una gemma il più possibile brillante, in quanto non riusciamo ad avere a che fare con un vero e proprio colore. È un minerale infatti trasparente, incolore, un quarzo ialino. Dobbiamo puntare quindi non tanto a enfatizzare il colore, piuttosto che a enfatizzare la brillantezza, se possibile. Un'altra caratteristica fondamentale in questo contesto è la pezzatura, in buona sostanza la dimensione di questo materiale di partenza detto greco. Non abbiamo trovato per ora cristalli effettivamente molto grossi. Si parla di qualche centimetro, mediamente sono delle punte, magari anche solo spesse 5-6 mm. In rarissimi casi, effettivamente, potrebbe essere interessante riuscire a tirar fuori una gemma di valore utile, magari sui 15-20 carati, qualcosa che effettivamente può essere anche venduto a 3, 4, 500 euro. Un valore che dovete comunque sempre immaginare e pensare che è legato soprattutto al fatto che è un materiale italiano, con caratteristiche in questo caso il più possibile performanti. In buona sostanza, bisogna cercare di tagliare queste gemme di grandi dimensioni che siano il più trasparente possibile e soprattutto il più brillanti.
Questa è la mia idea, dovete comunque immaginare che il valore è determinato da diverse qualità, ma ho voluto semplificare proprio al massimo per voi. Adesso quello che voglio andarvi a insegnare è tutto il processo di cernita. Infatti, nel momento in cui abbiamo cercato questi minerali nel deposito, sostanzialmente poco valli dove affioravano queste vene, che già in passato sono state esplorate e anche ricercate da altri ricercatori, noi abbiamo trovato delle punte sostanzialmente che loro hanno classificato come rifiuto. Infatti, la bellezza della sfaccettatura è proprio quella di riuscire a valorizzare un qualcosa detto in questo contesto minerale grezzo che magari morfologicamente non è il top. In particolare ci riferiamo a delle punte magari scheggiate, magari vi sono delle zone un pochino brutte. Ecco, in questo contesto di sfaccettatura è il top avere a che fare con questi materiali, perché dal punto di vista collezionistico magari valgono poco, ma al momento in cui ci mettiamo sulla sfaccettatrice possiamo rivalorizzare questo valore molte volte, anche in ordini di grandezza le volte si parla. Abbiamo a che fare quindi con magari una punta che al proprio interno, in una zona magari inclusa, magari sbeccata, che al mercato potesse trovare a 20, 50 centesimi, 1 euro. E una volta invece lavorata la sfaccettatrice con un paio di ore di lavoro e un paio di migliaia di euro investimento, potreste potenzialmente rivendere a diverse centinaia di euro. Logicamente questo valore è indicativo, ma ve l'ho già spiegato prima. Nella cernita, in buona sostanza, si cerca di andare a valutare il grezzo che avete a che fare e tenere solamente quello con maggiori potenzialità, quindi più trasparente in questo contesto, di maggior dimensioni e che potenzialmente potreste tirare fuori il maggior valore possibile. In questo caso ho messo ad ammollo tutti i vari grezzi che ho trovato in quella giornata di ricerca all'interno di una bacinella con un po' di sgrassante ed acqua e lasciato lì per una settimana. Successivamente ho utilizzato uno spazzolino per andare a ripulire quelle zone, diciamo, più sporche, naturalmente, per cercare di valutare nella maniera più semplice e veloce possibile che cosa avevo che fare. A questo punto è venuta la vera e propria cernita. In buona sostanza si tratta di vagliare il materiale che avete, in questo contesto un minerale grezzo, tenere e mettere in collezione solamente quello con maggiori potenzialità. Infatti, il taglio di una gemma dovete immaginare che impiega diverse ore di lavoro e conviene andare a sviluppare questo processo solamente sui grezzi con maggiori e migliori qualità. Quelli cioè che poi potrebbero produrre una pietra finita di 5-10 volte di valore superiore rispetto al grezzo di partenza, a volte anche di più. Questo è proprio quello che serve la cernita. Questo processo sostanzialmente di scelta del grezzo migliore da aggiungere alla vostra collezione successivamente da lavorare. Un piccolo trucco che vi posso dare è quello, una volta che avete pulito e asciugato i vostri grezzi, ancora in questo contesto, visto che avete a che fare con il quarzo, di andare a utilizzare, ad esempio, il vetril oppure altri prodotti commerciali per rendere i vetri molto luccicanti, lucenti, proprio per far sì di avere dei campioni, magari aggiungere alla vostra collezione, interessanti anche dal punto di vista morfologico e soprattutto molto puliti, brillanti. Ecco, il vetril può essere effettivamente un prodotto eccezionale in questo contesto, con tutto il processo di pulitura di cernita, per far brillare al massimo i vostri cristalli, magari da mostrare anche ai vostri amici e parenti che cosa avete trovato. Giunti quindi al termine della ricerca in montagna, della cernita in laboratorio e di aver aggiunto i minerali grezzi alla mia collezione, è giunta l'ora di parlare effettivamente di valore. Quanto abbiamo trovato in questo contesto? Il materiale di prima scelta si attesta attorno ai 220 grammi. Si parla quindi circa di 1000 carati. Ricordate che un carato non è nient'altro che un quinto di grammo. Quindi 200 grammi, se moltiplicate per 5, viene circa fuori 1000 carati. Non sono effettivamente moltissimi, ma dovete pensare che è un processo di cernita, sostanzialmente di scelta del minerale quello ritenibile più performante, più interessante. Quindi si ha a che fare circa in questo contesto di 2500 carati di partenza di materiale portato a casa e 1000 carati invece di quello tenuto effettivamente per la sfaccettatura. Le gemme finite probabilmente saranno circa il 30%, quindi idealmente io penso di recuperare dai 150 ai 200 carati di quarzo sfaccettato. Si può ragionare di vendere queste gemme dai 5 ai 10 euro, magari anche di più a carato. Quindi effettivamente, ragionando in questi termini, poniamo anche solo 100 carati
a 10 euro in media si parla di 1000 euro di valore potenziale con molte molte ore di lavoro. Bisognerà valutare effettivamente se ne vale la pena. Sicuramente le gemme più grandi sono quelle che peseranno alla fine anche maggiormente e saranno il grosso del lavoro e soprattutto del guadagno. Tenete presente che all'interno del mercato attuale dei grezzi, il cristallo di rocca, in questo contesto il quarzo ialino più trasparente, e abbiamo a che fare con questo materiale, viene venduto a un prezzo molto variabile, il quale può effettivamente sorprendervi, perché si parla di 20-50 euro al chilo, piuttosto che effettivamente anche arrivare fino a 400 euro. Un prezzo quindi molto variabile. Abbiamo a che fare in questo contesto, come avete visto, di circa 220 grammi di materiale con qualità elevata e quindi da un punto di vista del grezzo, dal punto di vista del suo valore, possiamo attestarci a una media di quanto? Ma dovete anche considerare che questo materiale è italiano e soprattutto ci troviamo nella provincia di Cuneo. Quindi questo valore può effettivamente aumentare anche di 2-3 volte. Abbiamo quindi a che fare con 200-300 euro di materiale grezzo dal punto di vista del valore, che potenzialmente potrebbe diventare quindi 1000-1200 euro una volta sfaccettato. Quindi possiamo andare a delineare un guadagno magari di 5-6 volte. Concludendo questo video, voglio parlarvi del valore, come vi ho detto precedentemente, e soprattutto farvi comprendere come ci voglia molto lavoro nel trovare questi materiali grezzi, lavorarli per arrivare effettivamente a un guadagno, oltre anche a ragionare un investimento di diversi migliaia di euro. Ci vogliono inoltre molte competenze per riuscire a tirar fuori da questi grezzi le gemme migliori e successivamente trovare i clienti che sono interessati effettivamente a utilizzare questo materiale, perché sempre si tratta di quarzo. In questo contesto abbiamo la fortuna che si tratta di un quarzo italiano che magari dal punto di vista collezionistico ha un valore e un interesse maggiore rispetto a un quarzo o un mero quarzo dell'estero con le medesime qualità, il quale potrebbe valere molto meno. In ogni caso io parlo di valore per darvi un'idea di che cosa avete a che fare potenzialmente anche durante le vostre ricerche sia sul campo e sia potenzialmente nel caso in cui voleste anche voi iniziare questo fantastico hobby. Io vi ringrazio quindi dell'interesse in questo video. Mi raccomando di mettere mi piace qua sotto in cui questi video vi piacessero, di scrivere un commento e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao ragazzi!